Questo pomeriggio il Crotone troverà di fronte un Livorno deciso e motivato. Sarà all'uscita con l'intento di far sua la partita e, per come la sta preparando mister Panucci, consapevole di incontrare una squadra come il Crotone, che per lui gioca uomo a uomo in un campo caldo, c'è da stare attenti. Chiedo sicuramente una partita di grande intensità, perché loro sono una squadra che hanno un ritmo madornale, giocano praticamente uomo a uomo. E sarà una partita molto difficile in un ambiente dove dovremmo riuscire a isolarci, perché Crotone è una piazza tosta, e quindi dovremmo fare una partita anche noi, perché loro corrono e rincorrono, per cui noi dobbiamo correre e rincorrere e far correre la palla. Per quanto riguarda davanti, ma non ho solo dubbi davanti, o anche da altre parti potrebbero esserci delle novità, per cui vediamo. Adesso ieri ci siamo allenati zero perché abbiamo fatto la forza la mattina, e pomeriggio i campi erano impraticabili, e questo mi preoccupa un po'. Oggi forse il vento li ha un po' asciugati, vediamo di fare un allenamento, perché poi domani a Crotone non puoi provare nulla, poi ci saranno sicuramente a vedere, quindi proveremo oggi qualcosa. Ne sono convinto, se giochiamo bene, siamo aggressivi, poi il resto è una conseguenza. Noi non cambiamo sicuramente il nostro modo di giocare assolutamente, e qui si vedono questi i giovani di prospettiva, no? Bisogna sapere anche fare delle valutazioni, poi quando ci sono difficoltà, quando c'è un campo così caldo, come reagiscono i giovani. Ma se si è fatta una squadra di giovani, bisogna far giocare i giovani anche a Crotone. E per quanto riguarda a destra, c'è Calabresi, c'è Morelli, e queste sono le soluzioni che abbiamo. All'eventualità di una situazione estrema c'è Jelinić che sa fare tutto, però non in partenza. Abbiamo ascoltato Ferrari a proposito di come state studiando la gara di sabato. Che Livorno dobbiamo aspettarci? Ma una squadra che gioca da grande squadra, vuol dire con grande personalità, grande possesso palla. Secondo te è ripagata da questi risultati? No, all'inizio hanno fatto 4 vittorie, ma proprio quasi quasi in scioltezza. Hanno perso contro Spezia anche una partita dove hanno giocato bene. A Cesena hanno fatto a lunghi tratti, hanno dominato la partita. Diciamo che là, che durante queste partite hanno perso qualche giocatore che gli faceva differenza in avanti, là diciamo hanno perso un po', però è una squadra che gioca veramente bene. Che Crotone ci sarà contro il Livorno? Cercheremo di fare comunque partita molto molto attenta, perché secondo me giochiamo veramente contro una ottima squadra e non possiamo lasciare niente a caso, cercando di aggredirli, di rubare più palle possibile e essere propositivi in attacco. Secondo te quanto contano le direzioni arbitrali? Potrebbe essere una partita in un certo modo da considerare pericolosa? No, io penso che fino all'ultimo episodio noi non ci possiamo lamentare di arbitraggi assolutamente, che sono stati giusti, anche le nostre espulsioni sono state giuste, non ci possiamo lamentare. Poi l'ultima ci ha dato un po' fastidio, però non è che mi preoccupo più di tanto. Quindi non dobbiamo pensare ad arbitraggi a favore delle grandi squadre e delle grandi società? Spero di no, nel senso, noi abbiamo giocato contro Bari, ci ha dato rigore, espulsione, non ho notato cose di questo tipo. Secondo te attualmente i risultati e la posizione di classifica del Crotone ripagano il lavoro di mister Juric? No, siamo soddisfatti, nel senso, fino adesso i ragazzi sono stati veramente bravi di fare quello che facciamo in allenamento, poi speriamo di continuare così. Sappiamo che magari ci sono certe squadre dove riesci a esprimerti meglio e altre che soffri di più. Importante fare ogni partita al massimo che puoi. Se c'è da fare pareggiare, pareggi, si puoi vincere, cerchi di vincere, è quello. Veramente l'ultima domanda, perché me l'hai suggerita: in una ipotetica scaletta da 1 a 10 per quanto riguarda la condizione fisica, tattica e anche mentale, che voto dai al Crotone? No, voto molto alto, che varia da partita a partita. Ci sono state partite, penso, eccezionali, dove veramente abbiamo giocato molto bene. Mi auguro però che non abbiamo toccato il massimo, perché significherebbe che c'è da migliorare ancora. No, sì, assolutamente, ma se possono ripetere certe prestazioni sarebbe già tanta roba.
ci sono state anche prestazioni magari meno brillanti, però dove esce fuori il carattere, dove escono fuori altri componenti che alla fine ti fanno fare tanti punti. Mister Juric vuole continuare la striscia positiva e battere i toscani significherebbe dare ancora maggiore senso ad una squadra che, così come da lui è diretta, attualmente sta esprimendo anche caratterialmente molto. Il campionato è ancora lungo, ma questa è la strada giusta per continuare a far parlare di noi.